Fred Film Radio, quindicesima edizione della Festa di Roma e diciottesima di Alice nella città, che oggi presenta Hungry Butterfly di Maruska Albertazzi, che salutiamo. Buongiorno a tutti. Queste farfalle come sono? Sono un po' arrabbiate e un po' affamate. Spiegaci il titolo. Allora, questo titolo io ero molto indecisa perché l'hashtag La rinascita delle farfalle già mi piaceva tantissimo, ma questo neologismo hangry, che mette insieme appunto arrabbiato e affamato, mi piaceva talmente tanto che non potevo non utilizzarlo. Vedi, hangry è quel momento in cui, te la ricordi quella vecchia pubblicità Non ci vedo più dalla fame? È quel momento lì, quando tu hai così tanta fame che inizi a diventare nervoso e arrabbiato con chiunque. E questo capita a chiunque di noi, quando abbiamo fame. Dopo un po', no, cioè lo stomaco chiama, è un'esigenza fisica, fisiologica, che ci porta proprio come animali, come mammiferi, a cercare il cibo o a innervosirci molto, perché in quel momento abbiamo bisogno di nutrirci. E che cosa capita quando tu sei malato di anoressia? Non è vero, come molti pensano, o anche di bulimia, che tu non hai fame. Tu ce l'hai fame, è che non puoi mangiare, ed è la cosa più terribile, perché avvietartelo non è una condizione oggettiva, ma è un pensiero nella tua mente che ti impedisce di mangiare. E non è un capriccio, è una voce che ti parla e ti dice non mangiare. È il tuo stesso cervello che in quel momento si sdoppia e ti dice non mangiare. Ecco, come avrete capito dalle parole di Maruska, il suo film parla di problemi, dei problemi che molte ragazze, soprattutto giovani in fase adolescenziale, ma non solo, perché a me ha molto colpito la bambina praticamente che si accorge di avere questi disturbi alimentari, anzi non se ne accorge perché lei dice io sto benissimo, e anche donne più adulte. Sì. Tu ti sei avvicinata con molta attenzione, delicatezza, quasi fosse un abbraccio a queste ragazze. Ecco, da cosa nasce? Da una tua esperienza personale anche, oppure semplicemente perché ti sei sentita vicina a questo argomento? No, no, nasce assolutamente da una mia esperienza personale. Io ho sofferto di anoressia quando ero adolescente e ho iniziato a soffrirne a 13 anni. Però il periodo in cui il mio peso è stato molto basso è stato relativamente breve. Il peso l'ho ripreso, anche se non tutto, ma per alcuni anni sono stata sottopeso, ma non un sottopeso grave. E questo significa, in inglese si dice I could get away with it, cioè alla fine nessuno più di tanto se ne accorgeva e io mi tenevo il disturbo. Perché il disturbo? Prima parlavo con un operatore e mi diceva: ma io conosco una ragazza che soffre di anoressia, ma a me sembra che viva benissimo. Certo, perché il disturbo alimentare è una stampella dove tu ti appoggi quando ti senti che stai per cadere. Se qualcosa di brutto accade nella tua vita, ti appoggi a quello, no? E quindi io per tanti anni ci ho convissuto prima di riuscire veramente a risolverlo, e l'ho risolto quando sono andata in terapia per qualcos'altro e ho risolto anche il disturbo alimentare. E questo è stato fondamentale, perché io quando ho conosciuto queste ragazze è stato un po' come rivedere me alla loro età, e io alla loro età non ho avuto nessuno che mi aiutasse, nel senso qualcuno che avesse vissuto la mia storia, quella stessa storia, e mi potesse dare una mano. E mi sono sentita come se in dovere di aiutarle. Quindi non è solo un film, è qualcosa che va molto al di là. È un impegno quotidiano che io ho, è un impegno che io sento nei loro confronti. È come se in qualche modo io potessi aiutarle molto, in modo che va molto al di là di questo. Le ragazze fanno parte di una community, e appunto come si dice, di autoaiuto, si Sì, aiutano l'una con l'altra. esatto. Come sei venuta a sapere di questa community? È stato un caso. Io ho pubblicato un post dove appunto raccontavo la mia storia di anoressia, ho messo un hashtag e alcune mi hanno scritto, perché Instagram funziona così. Cioè, ti propone dei profili simili a quello che tu con hashtag simili a quelli che tu utilizzi, e ti propone nel tuo algoritmo, e ti dice: vuoi seguire questo profilo? E tu per curiosità vai, clicchi e vedi che cosa c'è. E quindi è stato così, cioè è accaduto per caso. Loro hanno iniziato a scrivermi, io ho scritto a loro, e in qualche modo si è creata una sorta di comunicazione. Cioè, questi profili in realtà li trovi se vivi quella stessa situazione e utilizzi quello stesso hashtag.
E quindi entri dentro questo mondo virtuale popolato da profili che non hanno un nome e un cognome, ma dei nomi di fantasia, ovviamente. Sono quasi tutti profili anonimi. Assomiglia un po' agli alcolisti anonimi, però virtuale. È una storia incredibile. È incredibile perché sono migliaia. Cioè, noi non li conosciamo, esistono in tutto il mondo, negli Stati Uniti è pieno. E sono migliaia di profili. E ci sono anche i nostri figli, i nostri nipoti, le amiche delle nostre figlie sono lì. E noi non lo sappiamo, perché la maggior parte di queste ragazze ha dei profili che poi sono col loro nome e cognome. E poi il secondo profilo alimentare, e i loro genitori non lo sanno, e i loro amici non lo sanno, le persone che frequentano non lo sanno. È un mondo a parte. E sarebbe importante conoscerlo, anche per prevenire. Certo. Grazie. Un'ultima Grazie domanda voi, sì. È il significato di questo fiocco viola che riprende perfettamente il tuo abito, credo non scelto a caso come colore. No, questo è il nostro, è il colore della lotta ai disturbi del comportamento alimentare, il fiocchetto lilla. Lilla come la lotta ai disturbi, alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Ogni anno c'è la giornata del fiocchetto lilla. La giornata del fiocchetto lilla è stata fortemente voluta da Stefano Tavilla, che è il papà di una ragazza morta di un disturbo del comportamento alimentare 8 anni fa, se non sbaglio. E grazie anche ad associazioni come la sua, che è Minutro di Vita, e tante altre associazioni che lavorano sul territorio, tante ragazze vengono aiutate ogni giorno. Grazie Maruska Albertazzi, Alice nella città, Fred Festival Insider.